Raga, non può difendersi. Madonna, quanto è rotto Snake! Ma ciccio, ma fammi qualcosa di super iper mega anomalo. Pazzesco. Ma bella raga, ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale. Oppure potete dire, auguri patate ragazzi. Ben ritrovati dal vostro Twitch Gamer 89. Comunque, a parte questo, quest'oggi siamo qua tornati su Clash Royale per andare a provare appunto il deck di Ciccio, cioè questo. Ho già fatto un paio di partite per studiarmelo un minimo. Non è così facile come sembra, perché tutti lo definiscono deck no skill, ma in realtà non è così facile. Lo andiamo a provare nella sfida classica. Ho già provato settimana scorsa il deck di Grax, non è che sia andata molto bene perché ho fatto solo una vittoria e 3 sconfitte. Speriamo a sto giro di andare un po' meglio, ragazzotti miei. E partiamo subito con Cinchun Chan, molto bene. Ma niente, raga, cioè mi ha distrutto. Ragazzi, mi counterava, aveva sto bombarolo maledetto. Io non sapevo veramente qua come muovermi, se posso dirla mia. E partiamo già molto male. Bene, prima partita un po' allo sbocco. Mi raccomando, seguitelo fino alla fine perché ho diverse casse da andare ad aprire. Quindi mi raccomando. E siamo a 2 perse. Cioè, per ora peggio del 2.6. Meno male che questo dovrebbe essere più facile, raga. Procediamo con l'ultimo, chi lo sa. Il game dovrebbe essere vinto. Vabbè, i barbari scelti da questo lato. Bene, e se non altro per il momento è andata meglio qua che col deck di Grax abbiamo fatto una vittoria in più. Beh, raga, non male, dai, siamo a 3 vittorie. Considerando come siamo partiti, forse facciamo anche la torre di sinistra per ide. E gliela facciamo pure, dai. E abbiamo vinto anche questa. Oh, dai. Dai che dobbiamo andare a torre con quelli, frecce. E ce la portiamo a casa, dai. Mamma mia. Sarebbe il colmo riuscire a vincere la sfida con un deck che non ho mai usato, eh. Però dubito perché siamo ancora a metà. Dovrebbe essere fatta. Sì, è fatta. Mamma mia. E siamo a 7 vittorie, pazzesco. Ma quanto è forte! E niente, raga, procediamo. Allora, per il momento, drago elettrico. E ti dirò, adesso qua temporeggiamo un attimo. Guaritrice per forza. E muoviti. Devo mettere anche il drago infernale per forza. Qua mi sa che prendiamo un po' di hit. Veloce. Ha pure zappato male. Vabbè, comunque lui ha usato tantissimo elisir. Il problema è che mi ha fatto anche male. È anche vero che qua adesso però si può ripartire forse. Non so se andare a destra o a sinistra. No, vado a sinistra, dai. La guaritrice dovrebbe essere subito dopo al drago, ok. Quindi per ora facciamo di questo. Oddio, mi sa che l'ho messo. No, l'ho messo troppo avanti. Ti piazzo, poi la guaritrice è di qua. Furia, così almeno recuperiamo vita velocemente. Buono. Lo stregone elettrico deve andare giù il prima possibile. E va giù. Questi sono bei danni sulla sua torre. Il gigante perché va giù. Il principe sarebbe bellissimo se andasse giù. Ah, peccato. È comunque torre fatta, quindi a noi sta bene. Ma sapete che c'è? Ma io in realtà qua posso anche continuare. Cioè, peccato che non abbia la guaritrice, ma se adesso la riesco a piazzare. Però non so se facciamo in tempo. Vabbè, per ora andiamo solamente. Già qui draghi, raga. In realtà, non è che abbiamo concluso tanto. Per carità, il drago infernale potrebbe andare sulla centrale. Vabbè, nulla di che. Però stiamo per andare in overtime. Io andrei diretto sulla centrale, arrivati a sto punto. Ha buttato una zap sulla centrale. Mi sa che o si è arreso o ha scammato. Quindi facciamo di questo. Sì, mi sa che si è arreso, ragazzi. Mi sto a sentire male da quanto è rotto sto deck. Ma pensate se non avessi perso le prime due. Cioè, sto in feed, ne ho fatte 8 di fila questa. Allora, procediamo. Lui c'ha il bombarolo, quindi dobbiamo gestirci bene le frecce. Qua con lo spiritello riusciamo a... No, niente. Vabbè, metti alle frecce adesso, siamo a posto. Ok. Io qua posso provare a mettere il golem di Elisir, ma secondo me è un po' presto. Però proviamo. Guaritri, drago infernale che per ora non ci va assolutamente a creare problemi. Mi c'ha pure il principettino lì. Facciamo così una bella furietta. A destra lo lasciamo. Ah, c'è la fulmine, ragazzi. La fulmine mi sa che è un bel ditinual per questo deck. Mi sembra di ricordare. Qualche bel danno l'abbiamo fatto, per carità, non si butta. Cioè, guarda, sono tutti senza vita. Ci manca solo che riparte. No, devo per forza metterla. Potevo non metterla la guaritrice, ho scammato. No, perché ho messo la guaritrice, ragazzi? Errore gravissimo questo, mannaggia me. Oddio, però guarda, se mi va a picchiare la strega. Allora, drago infernale di qua. Allora, per ora è la madonna. Questa è persa, ragazzi. Mi sa che siamo arrivati al capolinea. Mi tornate indietro, vero? Meno male. E buona grazia, anzi. Questa è molto difficile, però. Però adesso ripartiamo col per 2. Golem di Elisir. Spirito del fuoco per ora la butto. Poi ti metto guaritrice di qua. Drago infernale di qua. Che lui c'ha la fulmine, ragazzi. Barbari scelti, così almeno se usa la fulmine. Ok, va sui barbari scelti e mi sta bene. Furia. Ho buttato giù anche, mi sa, qualcosa che dovevo buttare giù. Dai.
Dai, veloce, 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 veloce. Io riparto intanto, riparto immediatamente. Ok, mi sta bene, non c'è problema. Barbari scelti di corsa. Dai, forza e coraggio, deve essere vinta questa. Lui però c'ha la fulmine, la torre me la fa così. Però l'ha messa già adesso la fulmine, ragazzi. L'ha messa veramente presto. Quindi qua nulla, si va sulla centrale e si spera nel miracolo degli dèi. Subito frecce, ti metto questo e furieggiamo. E vediamo come va a finire, ragazzi. Dai, forza e coraggio, forza e coraggio, forza e coraggio. Dai, tira ste bottazze incredibili. Dai, 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 che c'è il mondo sotto torre. Raga, non può difendersi. Madonna, quanto è rotto sto deck, ma ciccio, ma qua, ma cos'è sta roba? Cos'è? Mamma mia, ragazzi, pazzesco. E siamo a 10 vittorie. No, 9, scherzavo. Ma io ci faccio la sfida grandiosa con sto deck. Ma scusami, ma ti puoi farmare tanto di quella roba? Mannaggia i pesciolini. Ora siamo con la decima, pazzesco. Vabbè, per ora te ne blocco uno dei due, amen. Forse neanche. E ti metto la guaritrice per ora. Peride. Torna indietro, bravissima. Mi ha fatto già male. Ma proviamo a fare così. Aspetta che qua c'è un attimo, insomma, no? Allora, questa non so perché, ma credo sia persa. Ho un brutto presentimento, ragazzotti miei. Per quanto non vorrei dirlo, però non lo so, percepisco un po' di scam. Per ora ti metto le frecce, gli scaricuccioli li shot, purtroppo no. Mi fa un po' male. La torre è già quasi andata, ragazzi, non buono. Però adesso devo ripartire. No, zii, quella no, però. Ah, raga, non lo so, per ora faccio così, non so cos'altro fare. Piazzo la guaritrice dietro. Ok, per ora mi sta bene. Ti metto il drago elettrico di qua. Furieggiamo. C'ha pure la fireball, non bo- mille frecce, il mondo mi ha buttato. Questa mi sa che è persa veramente, ragazzi. Ti butto le frecce di qua. E buona fortuna. Metto il golem. No, adesso non ha senso. Adesso si va col per due. Lui c'ha fireball più frecce, ragazzi. E io non ho la guaritrice ciclata. Lo lascio fare. Mi tocca lasciarlo fare, un po' malincuore, ma devo piazzare le truppe un po' distanti. No, raga, ma non ce la faccio. Guaritrice, sì, però adesso appunto mette fireball, tutto il mondo. Mette Gesù a destra perché sta pure andando ad attaccare. Niente, corsa finita. È stato bello finché è durato. No, 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 ma non è cosa, raga. Cioè, non so veramente cosa fare per difendermi. Vabbè, ci sta, dai. È stato comunque bello. Ho fatto il mio record personale di vittorie nella sfida classica. Mi ha proprio distrutto sto tizio. Forse era deck counter, non lo so molto bene. Non conosco i deck counter di questo deck. Ad ogni modo, direi che rispetto al video di Grax è andata molto, ma molto meglio, madonna. Da una vittoria riuscirne a fare 9, direi che è tanto roba. Quindi andiamo a vedere questa cassa che ci darà 48 carte, 1080 di oro. Non credo che ci darà chissà, ma dopo 48 carte sono veramente poche. Che sbocco. Andiamo ad aprire anche tutti gli altri bauli. Abbiamo questo qua d'oro che magari ci darà qualcosa di super incredibile. Invece no. Qua abbiamo, vai, quelli argentati più quello gigante. Bello. Bello. Bellissimo. Vai, gigante, stupisceci, dacci. Guarda, voglio usare questo deck. Se mi dai le carte di questo deck sarebbe bellissimo. Domatore. Lo sbocco più totale, lo sbocco più totale. E abbiamo infine il deck del clan che andiamo ad aprire. In teoria dovrebbe esserci una leggendaria assicurata. Abbiamo l'oretto, abbiamo i jolly che vanno sempre bene. Che sbocco. Non mi serve. E infine leggendaria. Dammi qualcosa di super iper mega anomalo. Lo sterone di ghiaccio che non uso e che non mi serviva. Dai. Raga, detto questo, noi ci becchiamo alla prossima. Un nuovo video, mi raccomando, un bel like, iscrizione, campanellina. Bellissimo.